Occo, deputata del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi. Oh, allora, questa storia qua di Putin che vi vuole bene e che vuole bene alla Lega Nord, ma da dove arriva? Ma guardi, dovrebbe chiederlo a chi pronuncia queste follie. La verità è che gli italiani hanno un cervello pensante, ringraziando il cielo, bisognerebbe che anche a livello internazionale lo tenessero ben presente, e che hanno scelto di proteggere la loro Costituzione da una riforma scellerata che era quella Boschi, Verdini, Alfano. Quindi c'è poco da fare retropensieri o complottismi. Nulla di tutto ciò. Sono andati a votare milioni di cittadini, hanno espresso la loro chiara e ferma volontà. Non vedo proprio altre sfaccettature. Sì, ma poi ecco, io vorrei capire da dove può venire l'idea che delle cose che arrivano dalla Russia possono influenzare l'opinione pubblica italiana. Ma bisogna saper perdere. Il governo al tempo era, insieme con gli americani, insomma, con una politica, certo tipo di politica statunitense, probabilmente per far sì che passasse questa riforma fatta mal fatta e a tutto svantaggio dei cittadini italiani. I cittadini italiani hanno scelto per se stessi, e quindi questo bisogna accettarlo. Non sempre un popolo si piega, può anche decidere, no? Direi sì. No, ma allora il discorso è sulla diffusione delle fake news, ma le fake news, da quando esistono i social media, si girano liberamente, purtroppo voglio aggiungere, su internet senza nessun problema. Poi ci sono quelli che ci cascano e ci sono quelli che invece non ci cascano. Identificare a tutti i costi, no? la Russia come... Ma poi che gliene frega? Cioè, veramente, io giuro, non c'è... Infatti... E purtroppo i terrapiattisti esistono in tutto il mondo, voglio dire, ma se sono... Ma poi il discorso delle fake news anche lì è sempre giocato in via strumentale. Quando si tratta di evidenziare come durante il governo Berlusconi e tutt'oggi, o appunto durante anche il governo Renzi, la l'egemonia del PD e quant'altro, il fatto che comunque la RAI, per esempio, il servizio pubblico, sia totalmente asservito ai partiti, e che Berlusconi, quando era al governo, aveva 6 reti di fatto, perché tra il governo, reti governative e quelle personali private, arrivavamo veramente ad un assolutismo senza se e senza ma. Allora nessuno parlava, nessuno si poneva il problema di una informazione faziosa. Adesso che c'è la fake news, che per carità è qualcosa da correggere, da evidenziare, da bandire, però insomma è venuto fuori come un fungo questo problema, che invece, guardi, è molto, a volte la fake news è una grande bufala, come un palloncino, ci metti lo spillo, scoppia, ma l'informazione faziosa no, il voto di scambio, quando si vuole in qualche modo influenzare la gente attraverso lo stato di bisogno, quello no, quello è una piaga veramente difficile da combattere. Oh, io tra l'altro mi scusi, però ho dovuto verificare, perché a me, visto ne parlavamo prima, la dichiarazione del capo della polizia sul fatto che sia più grave manifestare sotto Repubblica o mettere una bomba davanti a una caserma di carabinieri sembrava francamente una fake news. Cioè non potevo credere che veramente avesse potuto dire una cosa del genere, insomma. Invece l'ha detto sul serio, insomma, no? Salvo poi correggere, ma la correzione è quasi una sottolineatura che l'aveva detto, insomma, perché altrimenti non c'era bisogno di correggere. Ecco, nel salutarla, ma sì. Lei che ne pensa di quella dichiarazione?
Ma si commenta da sé, e che purtroppo a volte le persone lasciano sfuggire quello che sono i loro istinti mentali, sfugge qualcosa, evidentemente la libertà anche di manifestare è ritenuta qualcosa di odioso e da reprimere, addirittura paragonandola ad un gesto così violento, cioè non ho parole, si commenta veramente da sé, un paese dove da una parte si fanno le lacrime di coccodrillo quando ci scappa il morto, tutti a piagnucolare, dall'altro lato poi si inneggia subdolamente o meno subdolamente alla violenza. Questo è il mio commento. Ecco, ma ha avuto bisogno anche lei, quando ha letto questa dichiarazione, di andare a controllare se era vera oppure no? Guardi, purtroppo mi aspetto di tutto, questa è la triste realtà, a volte mi scopro a non meravigliarmi più di niente, però insomma imparerò anche a fare una verifica ulteriore, perché tra ciò che è vero ed incredibile e ciò che è falso, alla fine è veramente complicato fare una discriminante. Carla Ruocco, deputata 5 Stelle, grazie, buona serata. Grazie a lei, buonasera.